Faccio da Bloggers è una mostra fotografica per me molto importante perché si va a contestualizzare nell'era dei bloggers, nell'era dello sviluppo del web, ed è stata concepita dall'artista fotografa Elena Dacrino. L'idea è nata quasi un paio di anni fa, perché ho cominciato a ritrarre degli amici che hanno blog di diversi argomenti. Perché questo evento, Edoardo? Questo evento perché volevo celebrare i giovani. I giovani che in Italia possono trovare una dimensione professionale attraverso le idee. Tu hai fatto dei ritratti veramente particolari, studiati per far emergere dei tratti della personalità che sono poi tratti forse fondanti del blog di ognuno, no? Con qualcuno l'idea di riassumere un po' l'argomento di cui parlavano e la loro personalità è riuscita subito nello scatto. Io non fotografo solo te, ma il personaggio che tu incarni parlando del tuo blog. 60 blogger che con le loro facce, le loro anime e il loro lavoro hanno creato qualche cosa di nuovo. Esatto, hanno creato una realtà, perché poi è bello confrontarsi con la realtà e la costruzione che c'è attraverso il web. Volevo, diciamo, scardinare un po' l'idea che il blogger sia in realtà un perditempo fashionista che utilizza un mezzo in modo superficiale, così per dare sfogo a qualche superficiale interesse. Elena è una persona molto carismatica, piena di idee. In realtà i bloggers sono delle persone molto documentate su quello che scrivono e mi piace l'idea che il blog ruoti intorno a loro e alla loro professione. Edoardo, un blog, un'idea, quante persone lavorano nel tuo blog? Nel mio blog lavorano circa 8 persone, tra fotografi, social media strategist, grafici, giornalisti, perché io amo affidarmi agli specialisti. Quest'opera vera e propria, quest'opera fotografica con un albero, che è un albero molto particolare a cui io sono molto legato, che è l'ulivo. E quindi questo attaccamento viscerale alla terra, dove la figura si confonde con l'albero, quasi in un grande abbraccio, proprio a volerlo tenere stretto. L'opera si chiama Senza radici non si vola. È un titolo che rappresenta bene quello che Edoardo voleva esprimere. Il suo ritratto è ambientato nella natura, intorno ad un albero che non è solo la rappresentazione di qualcosa di eterno e di forte, ma anche qualche cosa che nel tempo cambia. È un albero forte, un albero a cui io mi tengo e che mi dà sicurezza, perché l'Italia alla fine deve essere vista in una chiave propositiva da noi giovani. Non voglio più sentire giovani che non hanno fiducia nel loro paese. Se si vuole si può costruire, basta solo volerlo e basta solo tenere ben saldi i piedi a terra e considerare le proprie radici, che sono fondamentali per poter volare.